TG Sa di lunedì 26 marzo. Salerno, uso privato dell'auto di servizio. Sospeso un dipendente del comune per l'uso improprio dei mezzi. Il provvedimento è scattato successivamente alle indagini della Polizia Municipale invitata a indagare dal sindaco De Luca su questi continui episodi sin da gennaio. Salerno. Rapina all'ufficio postale di Fratte. Alle 9 di questa mattina due persone con volto coperto da casco e passamontagna hanno asportato circa 500 euro in contanti dalle casse e poi sono fuggiti a bordo di un ciclomotore. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Salerno. Melchionda fa il punto col questore. Oggi a Eboli fermate alcune prostitute. Si è svolto stamattina l'incontro necessario per discutere delle attività di pattugliamento straordinario nelle zone periferiche. De Jesu ha garantito che le operazioni continueranno senza interruzione. Intanto 13 prostitute rumene sono state condotte in caserma per essere identificate. Ed ora lascio la parola ad Andrea Laganà per l'approfondimento sportivo del lunedì. Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì mattina all'interno del TG Sa, il nostro solito approfondimento calcistico del lunedì, che comincia con una buona notizia: finalmente la vittoria della Nocerina di sabato contro il Verona, una vittoria sicuramente in attesa, una vittoria che ha permesso alla Nocerina di non essere più solo all'ultimo posto in classifica, ma di agguantare davanti a sé l'Albino Leffe. Un 3-1 contro il Verona, un 3-1 bello, un 3-1 importante, un 3-1 che permette alla Nocerina di nuovo di creare praticamente quello che doveva essere dall'inizio del campionato il bunker per la salvezza, vale a dire il San Francesco. Da due partite consecutive ha permesso alla Nocerina di avere i 3 punti consecutivi, prima con il Gubbio, adesso con il Verona. Una bellissima partita, una partita molto sentita da queste parti, quella contro il Verona, perché c'erano alle spalle dei motivi importanti, c'erano i tafferugli della gara d'andata al Bentegodi, c'era il problema tra virgolette di Mandorlini in panchina. E la Nocerina ha risposto nel modo migliore, Nocera Sportiva ha risposto nel modo migliore riempendo le gradinate del San Francesco. Poi quello che è avvenuto fuori, quello che è avvenuto all'esterno, quello che se ne parla ancora oggi sui giornali, insomma è un qualcosa che riguarda purtroppo la cronaca nera, ma è un qualcosa che figlia comunque delle provocazioni, qualcosa che figlia di un qualcosa che è nato anche già nella gara di andata, qualcosa che è remoto proprio nella questa atavica presenza di odio-amore praticamente tra Verona e il resto del mondo, o perlomeno quello che è da Roma in giù, che i veronesi sappiamo bene non amano accettare. Poi quello che è il discorso Mandorlini, sinceramente qualcosa che non ne vogliamo nemmeno parlare, perché se ne è fatta fin troppa pubblicità un personaggio come Mandorlini. L'unica cosa che si potrebbe dire è che la Lega onestamente fa bene a multare, fa bene a squalificare un calciatore quando commette qualche errore, fa bene a squalificare una società, fa bene a squalificare un campo sportivo quando vengono esplosi dei petardi oppure vengono accesi dei fumogeni, però è giusto anche che la Lega si prenda la responsabilità e multi o squalifichi proprio in casi estremi. Quello di Mandorlini è un caso estremo, degli allenatori come appunto il tecnico del Verona. Aperta e chiusa parentesi, c'è la bella vittoria della Nocerina, vi dicevo che non è più sola all'ultimo posto in classifica, insieme all'Albino Leffe ha accorciato vista anche la sconfitta del Gubbio, quindi Nocerina che ritorna prepotentemente in corsa per la salvezza nel campionato di Serie B. Sarebbe davvero un miracolo sportivo quello della Nocerina se riuscisse davvero a mantenere la categoria. Le giornate davanti a sé ce ne sono ancora 8, quindi c'è ancora possibilità per la Nocerina di mantenere la categoria, di restare in Serie B. L'entusiasmo c'è, a Nocera davvero si vive un momento felice, un momento importante. C'è Uteri che ha ritrovato di nuovo la felicità di una difesa che è ritornata ad essere imperforabile, e questa sicuramente è una bellissima notizia. Purtroppo davanti a sé il calendario pone alla Nocerina una formazione fortissima come quella della Sampdoria già sabato prossimo, una Sampdoria in forma, Sampdoria che ha vinto sabato sul campo del Cittadella, quindi non sarà sicuramente facile ripetersi per la Nocerina, ma comunque mantenere una imbattibilità casalinga da qui alla fine della stagione per la Nocerina sarebbe sicuramente un viatico importante, una chance in più sicuramente per riuscire a raggiungere la salvezza. Lo ripeto, sarebbe davvero un miracolo sportivo per la Nocerina. Andiamo in Lega Pro, e c'è davvero da raccontarvi
il suicidio, praticamente, il suicidio sportivo vissuto dalla Paganese. Da un paio di settimane a questa parte la formazione di Palumbo non ingranava, la formazione di Palumbo non riusciva più a raccogliere bel gioco e punti contemporaneamente. Ieri c'era lo scontro diretto contro il Chieti ed è arrivata la sconfitta e il sorpasso in classifica. Paganese quindi che abbandona la zona playoff, scivola al sesto posto in classifica, sorpassata proprio dal Chieti, raggiunta alle sue spalle dal Gavorrano, distante solamente un punto dalla formazione azzurro stellata. Paganese che ha perso meritatamente sul campo del Chieti, che ha dominato praticamente per 70-75 minuti, poi la Paganese si è svegliata solamente nell'ultimo scorcio di partita, riuscendo a mettere dentro il gol della bandiera, poi il forcing finale non ha portato frutti, non ha portato punti alla formazione di Palumbo. C'è da fare adesso una riflessione, c'è da fare adesso un'analisi anche all'interno dello spogliatoio, con la società, con il direttore sportivo Cocchino Leboli, per cercare di capire dove può arrivare questa Paganese. C'è il tempo, perché adesso la Paganese osserverà un turno di riposo in campionato, quindi adesso ha 15 giorni davanti a sé per cercare di risistemare un po' le cose, di mettere chiare le idee anche sul futuro della formazione di Pagani. La possibilità di rientrare in corsa per i playoff c'è, la possibilità per la Paganese di agguantare ancora la quinta posizione in classifica c'è, quindi insomma bisogna ritrovare la tranquillità, quella che è mancata in queste settimane alla Paganese. Andiamo giù invece, andiamo giù in classifica, perché al penultimo posto rimane l'Ebolitana, Ebolitana che ieri ha pareggiato per 1-1 in casa contro l'Aversa Normanna, è andata sotto, poi è riuscita a pareggiare, insomma l'ennesimo pareggio per la formazione Iburina contro un'altra compagine della regione Campania, quindi un altro derby, quello contro l'Aversa Normanna. Non è servito il cambio societario per riuscire a dare tranquillità anche ai calciatori. L'arrivo del nuovo presidente, per dire Miceli, in seno all'Ebolitano non ha portato sicuramente la tranquillità sperata. Lo stesso Miceli a fine partita si è dichiarato amareggiato per la prestazione e sicuramente anche per il risultato dell'Ebolitana, che complica ancora di più la corsa per la salvezza. Nel dopogara poi ci sono ancora atti violenti che riguardano questa volta il direttore generale Pilaino, che è stato colpito da uno schiaffo da un tifoso, quindi ancora una volta siamo qui a testimoniare di un atteggiamento intimidatorio, di una situazione sicuramente non limpida lì all'interno della società dell'Ebolitana, che sicuramente non fa bene alla formazione eburina, che non abbandona l'ultimo posto, il penultimo posto in classifica. Ci sono 5 punti di distacco alle sue spalle con il Celano, 3 invece davanti con il Melfi, ma la corsa salvezza davvero sembra un'impresa più che ardua per la formazione di Marino. In testa alla classifica invece c'è il sorpasso, perché il Catanzaro ha sfruttato alla grande il turno di riposo che aveva il Perugia, andato a vincere sul campo della Vibonese per 2-0, quindi ha agguantato il primo posto in classifica la formazione di Ciccio Cozza, un punto di distacco dal Perugia. A questo punto la corsa tra Perugia e Catanzaro diventa ancora più vincente, diventa ancora più bella, e Perugia che sarà prossima avversaria dell'Ebolitana proprio al Dirceu domenica prossima. Staremo a vedere cosa succederà in questa partita molto delicata per l'Ebolitana. Andiamo in Serie D, cominciamo dal girone G, davvero manca poco al Salerno Calcio per festeggiare la promozione in Lega Pro. Ieri c'era praticamente l'ultimo vero e proprio ostacolo che divideva il Salerno Calcio dal ritorno tra i professionisti, perché andava a giocare su un campo difficile quale quello del Buduni contro una formazione, quella sarda, che era ancora imbattuta tra mura casalinga, praticamente lì in Sardegna, lo rimane anche dopo il pareggio di ieri contro il Salerno Calcio. Nel frattempo c'è la sconfitta del Città di Marino per 2-1 sul campo della Strea, quindi a questo punto diventano 7 i punti di distacco tra il Salerno Calcio e il Città di Marino, e vi ripeto, a questo punto davvero manca poco per la formazione del duo di presidenti Lotito e Mezzaruma per poter festeggiare un ritorno meritato a questo punto anche sul campo del Salerno Calcio in Lega Pro. Mi sarebbe piaciuto eventualmente vederla al cospetto di formazioni ben più attrezzate, come per esempio gli altri gironi, come quello che andremo a raccontare tra poco, il girone H oppure il girone I. Comunque, fortuna ha voluto che il Salerno Calcio venisse inserito nel girone laziale, quello più debole, sinceramente, tra i tre, e avere comunque la strada spianata per il ritorno tra i professionisti. Domenica prossima, impegno agevole per il Salerno Calcio, che in casa affronterà
se non ricordo male, la Sibilla Bac, anzi no, arriverà la Bovile Ernica, un'altra formazione laziale, Bovile che è all'ultimo posto in classifica, quindi altri 3 punti facili comunque per la formazione di Perrone. Sarebbe bello poi eventualmente che Perrone cominciasse anche a valutare l'ipotesi di mettere nel campo dei giovani anche di Salerno, eventualmente del settore giovanile, anche per fargli fare esperienza, per fargli accumulare esperienza in un campionato pur sempre competitivo quale quello della Serie D. Andiamo a vedere quell'altro girone, quello più bello, quello più interessante e più combattuto, sinceramente, quello del girone H. È successo praticamente di tutto. Quello che non ti aspetti è arrivato ieri con la vittoria della Sarnese sul campo dell'Ischia. Alla vigilia, sinceramente, in pochi si immaginavano che la Sarnese riuscisse a effettuare il blitz al Mazzella di Ischia. Ebbene, ce l'ha fatta la formazione di Pirozzi con un gol di Ragosta al decimo del secondo tempo, è riuscita a tornare da Ischia con i 3 punti e a lasciare lì ad Ischia una situazione davvero insostenibile. E cronaca di oggi, praticamente l'aggressione avvenuta al presidente, al direttore generale dell'Ischia, il direttore è andato addirittura in ospedale, insomma sono volati schiaffi e pugni contro i dirigenti dell'Ischia, cose davvero così come per l'Ebolitana, davvero da cronaca nera che non riguardano il gioco del calcio. Se ne giova la Sarnese, se ne giova la Sarnese perché ha portato via da Ischia 3 punti, perché ha raggiunto la seconda posizione in classifica e contemporaneamente il Martina Franca ha pareggiato in casa contro la Turris, quindi Sarnese che dovrebbe anche ringraziare la formazione di liquidato. A questo punto la Sarnese è distante 2 punti dalla prima posizione di classifica, occupata sempre dal Martina Franca, e insomma c'è la possibilità a questo punto di ritornare a pensare di nuovo a qualcosa di importante per la formazione di Pappacena. Pappacena che rimane comunque con i piedi per terra, è logicamente contento per la vittoria di Ischia, però comunque non fa voli pindarici. Domenica c'è uno scontro abbordabile in casa contro l'Irsinese. Contemporaneamente Ischia va a giocare a Caserta contro la Casertana, una Casertana che è in formissima, in netta risalita anche in classifica, e il Martina Franca va a giocare sul campo del Real Nocera, quindi l'altra formazione della provincia di Salerno potrebbe eventualmente aiutare i cugini della Sarnese. Real Nocera che sabato, giocato in anticipo, ha perso sul campo dell'Inter Napoli per 2-1. A questo punto la formazione di Montalbano deve definitivamente abbandonare la possibilità di raggiungere la salvezza senza evitare i play-out. A questo punto i play-out per il Real Nocera sembrano cosa fatta, quindicesima in classifica a 23 punti, sono troppi onestamente, 11 quelli di distacco con l'Inter Napoli che è la prima formazione al di fuori dei play-out. Real Nocera che a questo punto altro non può fare che cercare di raggiungere la miglior posizione per effettuare i play-out, per giocarsi poi 2 risultati su 3, per giocarsi poi la gara di ritorno dei play-out in casa. Insomma, a questo punto è tutto nelle mani del Real Nocera, che auguriamoci anche che possa eventualmente dare una mano alla Sarnese, portando via dei punti contro il Martina Franca già dalla settimana prossima. Andiamo nel girone I. Girone I nella Serie D, che non ci sono buone notizie per le due formazioni della provincia di Salerno che sono presenti in questo girone, vale a dire la Battipagliese e la Gelbison. Cominciamo dalla Battipagliese, Battipagliese che ha giocato al Morra di Vallo della Lucania contro la capolista Interreggio. Il campo non è ancora pronto, lo sarà presumibilmente nella prossima gara casalinga della Battipagliese contro il Palazzolo. Sa di fatto che comunque contro l'Interreggio è successo un po' di tutto, perché sono arrivate le dimissioni del tecnico Gerardo Viscido sabato mattina, quindi Battipagliese che è andato a giocare contro l'Interreggio senza allenatore sulla panchina. Ha comunque effettuato una gara gagliarda la squadra di Capitan Follera, non è riuscita però a portare via punti alla capolista Interreggio che con una doppietta di Palumbo ha portato via 3 punti alla Battipagliese. Interreggio che rimane prima in classifica a 6 punti di distacco dal Cosenza, Battipagliese che a questo punto le mancano davvero 1 o 2 punti per avere la matematica sicurezza di essere salva in questo girone, ma comunque rimane il rammarico di una stagione davvero gettata al vento dalla formazione bianconera che poteva davvero ambire a qualcosa di più importante in questo campionato. Ne ha avuto i calciatori, ne ha avuto la possibilità nella prima parte di stagione, poi è andata via via scemando la stagione della Battipagliese che rimane a 4 punti dai playoff. Insomma, potrebbe essere questo anche un obiettivo da raggiungere per la formazione bianconera. Staremo a vedere poi in settimana cosa accadrà, se ci sarà un ritorno di Vicido
Io credo di no, onestamente. Oppure ci sarà un ribaltone sulla panchina della Battipagliese e chi arriverà appunto a sedere sulla panchina della Battipagliese. Non buone notizie invece anche per la Gelbison, una Gelbison che si è dimostrata comunque generosa nella gara lì a Catania, sotto l'Etna, contro l'Adrano. Adrano che è riuscito a vincere per 1-0, un gol a 10 minuti dal termine ha permesso alla formazione di Pippo Strano di agguantare i 3 punti, di riportarsi al quinto posto in classifica. Gelbison che mastica amaro. A questo punto la situazione di classifica per la Gelbison diventa davvero molto molto deficitaria. Gelbison che è a 2 punti dalla zona playout, a 34, alle sue spalle c'è il Sant'Antonio Abate con 32 punti, quindi diventa davvero pericolosa la situazione per la Gelbison. Gelbison che andrà a giocare lì ad Adrano senza molti calciatori, tra di loro c'erano degli infortunati e degli squalificati, insomma a mezzo servizio. La formazione di Santo Sosto non è riuscita a portare via da Adrano dei punti che le sarebbero sicuramente serviti, e come in questa corsa salvezza che diventa sempre più complicata per la Gelbison. Gelbison che adesso o affronterà in casa il Nuvola San Felice, Nuvola San Felice che sta volando sulle ali dell'entusiasmo nelle parti alte della classifica, al secondo posto in classifica, a pari merito contro il Cosenza, quindi arriverà a giocare a Vallo domenica una formazione gagliarda, una formazione vogliosa di dar fastidio alla Gelbison. Staremo a vedere chi tra le due avrà più fame, se la Gelbison avrà fame di salvezza o se il Nuvola San Felice avrà fame di raggiungere qualcosa di interessante in questo campionato. Non parlo nemmeno di promozione perché non ne ha nemmeno le possibilità ai calciatori la formazione di Nola. Battipagliese che invece andrà a giocare sul campo del Marsala, Marsala che ieri ha perso 2-0 contro il Cosenza senza praticamente mai tirare in porta il Marsala, quindi vedremo un po' che partita verrà fuori domenica tra Marsala e Battipagliese. Scendiamo di categoria, andiamo in eccellenza dove ieri c'era lo scontro diretto tra Agropoli e Città di Cava, Agropoli che ha consolidato praticamente la sua posizione di classifica riuscendo a non perdere contro il Città di Cava, e questa è già sicuramente una grande notizia. È arrivato infatti il pareggio per 1-1 tra Agropoli e Città di Cava, al gol di Maggiotta ha risposto Rosario De Rosa per il Città di Cava. Grandissima cornice di pubblico ieri lì al Guariglia, insomma tribune stracolme del Guariglia di Agropoli. Come era giusto, logicamente, in una partita così importante doveva avere uno scenario anche di pubblico importante, così è stato. Agropoli che rimane in testa alla classifica, diventano sempre di meno le giornate da qui alla fine del campionato, quindi le possibilità di vincerlo effettivamente per l'Agropoli aumentano sempre di più. Non molla e fa bene il Montecorvino Campagna che ieri ha raggiunto una vittoria al 96esimo minuto contro lo Scafati, un 2-1 per il Montecorvino che la mantiene a 6 punti di distacco dall'Agropoli, quindi ancora non è Serie D per l'Agropoli, dovrà lottare ancora un po' per vincere questo campionato. Onore e merito comunque al Montecorvino che non sta per nulla demeritando, che non sta per nulla mollando la presa appunto lì della vetta della classifica, continua a crederci. Se non ricordo male, dovrebbe essere la settima vittoria consecutiva, questa del Montecorvino allenato da Russo, che quindi sta facendo una grandissima risalita, ha riconquistato di nuovo il secondo posto in classifica, che anche in ottica playoff è una posizione sicuramente importante. Domenica l'Agropoli gioca di nuovo in casa contro il Virtus Ippogrifo, il Montecorvino invece va a giocare sul campo del Città di Pompei. Ci vediamo poi lunedì per cercare di analizzare anche la prossima giornata di campionato. E chiuso invece il discorso in promozione, anche ieri c'era sabato, chiedo scusa, c'era lo scontro diretto tra Eboli Mare e Trentinara, 4-0 per l'Eboli Mare, non c'è stata storia in questa partita, quindi Eboli Mare che a questo punto le manca solamente la matematica per festeggiare la promozione del campionato di promozione in eccellenza. Quindi davvero complimenti alla formazione del presidente Toni Procida, che è stato anche nostro ospite qualche mese fa. Questo è il resoconto, questo è avvenuto nel weekend calcistico. Noi ci risentiamo, ci rivediamo lunedì prossimo. E adesso, dopo l'approfondimento calcistico, parliamo del paradiso di Dante al Castello Arechi. Comincia domani, fino a luglio inoltrato, la lunga avventura che il tappeto volante ha realizzato per gli appassionati della commedia dantesca. Dopo il successo dell'Inferno delle Grotte di Pertosa, il pubblico attraverserà i 9 cieli guidato da Dante in persona. Per approfondimenti e altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.